In ogni parte del mondo la popolazione urbana è aumentata. E il Canada non fa eccezione. Malgrado le sue immense distese selvagge, più dell'80% degli abitanti vivono nelle grandi città. E sono tutti grandi consumatori di energia. Nel Quebec più del 95% proviene dalle dighe, una tecnologia di cui il paese è stato un pioniere. Questo perché la più grande ricchezza del Canada è l'acqua. Con oltre 1 milione di fiumi e laghi, la regione ha puntato tutto sull'energia idroelettrica. Ma oggi questa energia fa discutere. Presentata come pulita, ha tuttavia un impatto non trascurabile sull'ambiente. È quel che mi spiega Christian Simard. Au Québec, si potrebbe dire che in Quebec avete la sindrome del castoro. Vale a dire, cercate di costruire dighe su tutti i fiumi. Sì, credo si possa dire. 60 c'è stata una specie di mania di imbrigliamento, di sviluppo energetico dei fiumi del Quebec. Imbrigliare è costruire una diga su un fiume? Sì, è così ed è ancora di più in questo caso. E io, quando ero giovane, ne ero affascinato. Era come una conquista. Ce l'avevamo fatta, avevamo bloccato il fiume. Tuttavia, crescendo, diventando ecologicamente più consapevole, mi sono reso conto che usare sempre la stessa ricetta non era senza conseguenze. Non possiamo applicarla a tutti i fiumi. Giocando all'apprendista stregone, l'uomo sta alterando l'ecosistema. Ed è quello che abbiamo fatto qui per molto tempo. Qui l'energia non è affatto cara e voi siete uno dei più grandi consumatori di elettricità del mondo. Sì, qui c'è il detto riscaldare l'esterno. Cosa viene riscaldato? L'esterno, si riscalda il fuori, si possono tenere aperte le porte o le finestre in pieno inverno. Il riscaldamento non è caro. E qui fa freddo. Sì, è freddo. Stiamo cercando di modificare questa mentalità, ma è ancora molto radicata. Dovremmo fare come in ogni altra parte del mondo, consumare di meno. L'energia che inquina meno è quella che si conserva, non si spreca se non viene usata. Dobbiamo anche isolare meglio le nostre abitazioni. È nostra responsabilità conservare l'energia e chiedere ai paesi vicini che acquistano la nostra di fare lo stesso. Si deve fare una rivoluzione culturale sul nostro modo di relazionarci al suo consumo. È grazie alle sue immense risorse idriche e alle sue 933 dighe che il paese resta uno dei più grandi consumatori di elettricità mondiali. Ci stiamo dirigendo verso una delle dighe più emblematiche del Quebec. Conosciuta come Manic 5, è con i suoi 214 metri alta come la Tour Montparnasse. Per la sua costruzione sono stati necessari oltre 2 milioni di metri cubi di calcestruzzo, sufficienti per costruire un muro dal polo nord al polo sud. Questa è la famosa diga Manic 5? È la prima di una serie di dighe costruite sui fiumi Manicouagan e Outerde. Questi due fiumi insieme producono tanta energia quanta quella di 5 centrali nucleari in Francia, che è una quantità enorme. Sono quindi sistemi che ne producono tanta, ma non lo fanno senza ripercussioni. Si gioca a dadi con la natura per avere potenzialmente dei profitti, ma senza un'analisi accurata. Si è spesso detto che in alcuni paesi il petrolio è stato responsabile sia dello sviluppo che del sottosviluppo del paese. Temo che i responsabili di tutto ciò siano i nostri fiumi, finché non impariamo a sfruttare le risorse a basso costo. Quali sono i principali problemi causati dalle dighe ai fiumi e alla biodiversità? Principalmente si trasformano i fiumi dinamici e vitali in grandi laghi artificiali. Si sommergono grandi territori, foreste antiche, si rilascia mercurio che, poiché il suolo è inondato, entra nella catena alimentare e certe specie di pesce non possono sopravvivere. E poi quel che accade negli estuari. L'acqua dolce che è necessaria quando si verificano le piene primaverili. Succede, ed è da molto tempo che quest'acqua dolce non giunge all'estuario al momento previsto, e per questo diminuisce la produzione di plancton e di tutto il cibo che nutre le specie marine. Ci sono meno balene. Le balene sopravvivono grazie al krill, e la produzione di krill diminuisce con le dighe, come quella di Romain. Meno alluvioni. Meno alluvioni. Non vengono mai rispettati quelli che sono conosciuti come flussi ecologici riservati, vale a dire che non lasciamo mai fluire abbastanza acqua, perché sarebbe come lasciare scorrere del denaro, ma vale la pena di farlo per una trota. O per un beluga. Un beluga. Un giorno si dovrà dare un valore economico a tutto questo, altrimenti il prezzo sarà salato. In queste acque sempre più regolate vivono delle specie rare, come è diventato il salmone selvaggio. Le dighe interrompono il ciclo vitale di quello che è soprannominato anche
il re dei pesci, impedendogli di risalire il corso dei fiumi per andare a riprodursi. In meno di 300 anni il numero dei salmoni atlantici è diminuito del 90%. La causa? Una pesca eccessiva e le dighe. Alcuni hanno scoperto il pericolo, come Marc Gauthier, direttore della Cascapedia. Su questo fiume interamente protetto non c'è alcuna diga. Una manna per gli appassionati di tutto il mondo, pronti a sborsare una fortuna per venire qui a pescare con la mosca. Ma a differenza degli altri fiumi, in questa riserva protetta pescano solo per sport. Praticamente tutto il pesce catturato viene poi ributtato in acqua. Perché i salmoni qui sono così grandi? Questo fiume è speciale? E soprattutto a causa dei loro geni. Sfortunatamente la biologia non può dare sempre una risposta precisa. Io credo che possa essere per il nutrimento, che è maggiore in questo fiume rispetto a quelli vicini. Poi non ci sono ostacoli per arrivare, non ci sono cascate insuperabili, non ci sono rapide troppo difficili. Queste possono essere delle spiegazioni, ma in realtà ogni fiume è diverso. Questi sono sassi. Sì, ogni fiume ha delle particolarità specifiche. Di tutti i salmoni nati qui, quanti fanno ritorno? Dei 300.000 giovani salmoni che vanno al mare, meno dell'1% ritorneranno, il che significa circa 2.000 sui 300.000 partiti in origine. Dove muoiono i salmoni? Per cercare di rispondere a questa domanda, Mark partecipa a un progetto scientifico, l'introduzione di trasmettitori su esemplari giovani per seguire la loro grande migrazione. Una volta rimessi in acqua, questi pesci iniziano un lungo viaggio, lasciandosi trasportare dalla corrente. È la migrazione verso l'oceano. È qui che Mark e il suo gruppo hanno fatto una scoperta sorprendente. I salmoni si raggruppano insieme agli altri dei fiumi vicini e insieme viaggiano per oltre 3.000 chilometri per andare dalla costa orientale del Quebec sino alla Groenlandia, dove gamberetti e piccoli pesci. La loro crescita è molto rapida. Acquistano da 2 a 4 kg all'anno, arrivando fino a 30 kg e più di un metro di lunghezza. Dopo 5 anni, il salmone intraprende il viaggio di ritorno verso il fiume dove è nato, per riprodursi. Smettono di alimentarsi e vivono delle loro riserve di grasso. A seconda degli ostacoli che incontrano, il viaggio di ritorno può durare da qualche mese a più di un anno. Si adattano all'acqua dolce, la loro pelle passa dal grigio al rosso e le loro mascelle diventano più prominenti per poter combattere e fecondare le femmine. Durante questo viaggio devono affrontare numerosi predatori. Grazie a una memoria olfattiva straordinaria riconoscono con assoluta precisione il corso d'acqua nel quale sono nati. Così, mentre i loro cugini del Pacifico talvolta muoiono di sfinimento dopo il viaggio, alcuni salmoni atlantici sono in grado di effettuare 2, persino 3 migrazioni, nonostante i numerosi pericoli. Dopo averli studiati per 5 anni, Marc Gauthier e la sua equipe sono riusciti a identificare più cause per meglio comprendere il declino della specie. Quali sono i grandi predatori del salmone? Il più grande predatore del salmone è l'uomo e la cosa che influenza maggiormente è la pesca d'altura. La pesca commerciale in alto mare e in acque internazionali è il sospettato numero uno. Naturalmente i cambiamenti climatici giocano anch'essi un ruolo. Il pianeta si sta surriscaldando e gli iceberg che si distaccano dalla banchisa a nord di Terranova raffreddano l'acqua e i salmoni muoiono quando la temperatura scende a meno uno. Ultimamente sono state effettuate misurazioni su piccoli settori e zone di transito per questi pesci che erano più fredde di questa temperatura. Se i salmoni incrociano questi muri termici possono morire. Avete risentito del cambiamento del clima? Ne abbiamo risentito lo scorso inverno. I vecchi non avevano mai visto nulla di simile. Il mare intorno alla baia non ha gelato. È normale, si chiama Baia dei Calori. No, non è normale. Normalmente in inverno si pesca lo sperlano e c'è quasi un metro di ghiaccio. Ma questa volta non c'è stata nessuna pesca dello sperlano. Il mare non si è ghiacciato. Ed è la prima volta? Sì, è la prima volta. Come vede il futuro del suo lavoro?
Non credo che concluderò la mia carriera in questo settore, perché ci sono così tanti nuovi fattori che disturbano i salmoni. Ad esempio, un'alga, che è stata introdotta meno di 3 anni fa, conosciuta come Didimo, sta coprendo il letto del fiume e avrà un impatto che ancora non conosciamo. Scientificamente non è provato che possa colpire il salmone, ma siamo preoccupati. Quella arrivata dalla Nuova Zelanda con gli stivali dei pescatori? Sì, proprio lei. È nuova e risale a 3 anni fa. Il futuro è incerto per il salmone atlantico. Di contro, nel Cascapedia, lo scorso anno abbiamo avuto qualche buona notizia. La gente locale ha smesso di pescare con le reti, il che darà alla popolazione dei salmoni una boccata di ossigeno. Forse questo mi aiuterà ad avere una visione più ottimista. Mark trova difficoltà a sensibilizzare il pubblico sulla necessità di proteggere questa specie, perché in fondo si trova ogni giorno sui nostri piatti. Tuttavia è importante notare che oggi il 99% del salmone consumato nel mondo non è selvaggio. Proviene da acquacoltura, la cui produzione si è moltiplicata 300 volte negli ultimi 30 anni. È diventata una vera industria che influenza gli ecosistemi marini. Si parla molto dei pericoli dell'allevamento industriale per il salmone selvatico. Sì, i pericoli sono numerosi, principalmente le malattie. Quando si concentra il pesce in uno spazio ristretto, i parassiti e le malattie si moltiplicano con più facilità. I salmoni selvatici che transitano vicino a zone dove ci sono allevamenti vengono attaccati dai parassiti e muoiono. Quindi siamo contenti di non avere nessuno di quegli allevamenti qui vicino alla baia. Lo scorso anno 50.000 salmoni di allevamento sono scappati, ma quando sono arrivati agli estuari non sapevano risalire i fiumi per riprodursi, come fossero dei disadattati. Sanno come trovare nutrimento? Non lo sappiamo. Probabilmente in mare, perché il cibo è più abbondante, ma non credo che saprebbero cosa fare in un fiume. Tuttavia, a sud del Nuovo Brunswick, un centinaio di salmoni selvatici sono stati sostituiti dai salmoni d'allevamento. In 60 anni siamo passati da una produzione di meno di 1 milione di tonnellate di queste specie a più di 50 milioni di tonnellate, allevate in aziende agricole sottomarine. Si può produrre in questo modo all'infinito? A chi interessa il destino dei pesci, ma anche degli animali destinati al macello? Io penso che oggi dovremmo riflettere sul modo in cui sono uccisi gli animali che mangiamo. Temple Grandin è un'americana ed è autistica dalla nascita. Tuttavia è una delle prime che si è interessata al benessere degli animali nei macelli. Ha detto che la sua malattia l'ha aiutata a comprendere meglio come pensano gli animali. Per questo è stata soprannominata la donna che pensa come le mucche. Colorado. Milioni di ettari di pianura nel cuore degli Stati Uniti, 35.000 aziende agricole e oltre 2 milioni di capi di bestiame. Siamo a Fort Collins, a 1 ora di macchina da Denver. Temple Grandin è una professoressa di scienze animali all'Università del Colorado. Per molte persone è impossibile concepire che un animale possa pensare. Delle cose che mi ha permesso di comprendere che era possibile è stato quando mi sono resa conto che ero diversa dagli altri. Io penso per immagini e questo è molto vicino al pensiero di un animale. Temple è celebre in tutto il mondo per la sua incredibile capacità di decifrare il comportamento animale. Ha messo questo dono al servizio dell'industria agroalimentare per migliorare le condizioni di vita e di macellazione del bestiame. Il bestiame fa attenzione a dettagli che le persone non vedono. Se per esempio mettete questa cosa per terra in mezzo alla strada, l'animale si dice: che cos'è questa roba? Io non voglio camminarci sopra. È solo un pezzo di plastica. Ma la cosa che lo preoccupa è che non si trova al suo posto. Il
Temple vede il mondo in maniera diversa dagli altri e pensa che questo venga dalla sua malattia. Le fu diagnosticata una grave forma di autismo all'età di 4 anni. È cresciuta in un altro mondo, separata dalla realtà. Ho emozioni, ma sono semplici. Posso essere felice, triste, arrabbiata. Posso essere molto impaurita. La paura è una delle emozioni principali in un autistico ed è quella che permette ad un animale di evitare di essere mangiato da un predatore. All'età di 15 anni, Temple fece una scoperta che cambiò la sua vita. Mentre stava nella fattoria di sua zia in Arizona, entrò in contatto per la prima volta con il bestiame. Rimase affascinata da questi animali e dalla macchina usata dagli agricoltori per le vaccinazioni. La macchina che teneva fermo il bestiame sembrava calmare il suo sistema nervoso centrale. Se non fossero stati compressi in quel modo, si sarebbero mossi in tutte le direzioni. Sarebbero stati davvero male. Erano fasciati come un bebè. Convinta del beneficio di questa macchina, decise di provarla su se stessa per calmare le crisi di panico causate dalla sua malattia. Ero continuamente ansiosa. Era il mio stato permanente e senza alcun motivo. È la stessa cosa per il bestiame. Mia zia ha chiuso la macchina su di me e la pressione esercitata sul mio corpo ha calmato questa paura. Le si aprì un nuovo mondo. Si rese conto che poteva comprendere quel che provavano gli animali. La giovane autistica decise di consacrare la sua vita a combattere contro il maltrattamento del bestiame. In Colorado, l'allevamento intensivo è praticato in parchi per l'ingrasso che possono raccogliere sino a 100.000 capi di bestiame. Negli anni 70, gli addetti all'industria della carne non erano interessati alle teorie del comportamento animale. Temple ha inventato un sistema rivoluzionario per lo spostamento del bestiame, costringendo tutti a prestare un po' più di attenzione. Ecco il disegno di un percorso all'interno di una fattoria. Il bestiame esce dal recinto, segue la pista circolare e la tendenza naturale delle mucche è quella di tornare sempre da dove sono venute. Ed è quello che credono grazie a questa conformazione fatta a curva. Avanzano quindi più facilmente. Questo è un mio disegno. Quando l'ho fatto, ho visualizzato il percorso con molta precisione. Pensare per immagini mi ha aiutato molto. L'idea del disegno con la curva sembra semplice, ma avrebbe cambiato radicalmente il modo di comportarsi degli allevatori. Temple trascorre molto tempo nelle fattorie a osservare i comportamenti del bestiame e per meglio comprenderli ha deciso di mettersi al loro posto. Quando cammino mi rendo conto che il percorso porta da qualche parte e non vedo le persone che sono all'esterno. E se si controlla quel che vedono gli animali, avanzano più facilmente. Sapete, le persone mi chiedono sempre se gli animali hanno paura di essere macellati. No, hanno più paura di un oggetto, come una catena che pende, di un riflesso, o se c'è troppo buio. Per far accettare le sue teorie, Temple si è dovuta battere contro una lobby ultrapotente, che ha un peso di miliardi di dollari, quella della carne. La sua sfida più grande? Modificare l'atteggiamento mentale dentro i macelli. Per convincere dell'importanza del benessere degli animali, pronuncia una parola magica: redditività. Per indurre chi se ne occupa professionalmente ad avere interesse al benessere degli animali, spiego loro che la carne sarà migliore, perché se gli animali sono stressati durante il trasporto, si avrà della carne secca, nera e stoppacciosa, per nulla appetibile. Per avere una bella carne rossa come questa, ho spiegato loro la necessità di prendersi cura degli animali. Ho mostrato come si possono ridurre i lividi. Ho passato un mucchio di tempo nelle celle frigorifere per mostrare come si ottiene una carne migliore. Lei passa ore a osservare come gli uomini trattano il bestiame e si è ribellata ai metodi barbari tuttora in uso in alcuni stabilimenti. Ho visto dei posti dove non c'era alcun controllo. Trascinavano in giro il bestiame vivo, gli cavavano gli occhi. Veramente delle cose orribili.
Ci sono dei luoghi, per fortuna, in cui l'allevamento è migliorato. Qui, per esempio, la gente non grida, tutto è molto tranquillo. Se si resta calmi, loro sono calmi. Gli animali sono destinati al macello, ma noi dobbiamo offrire loro una vita dignitosa ed ucciderli senza sofferenza. E il bestiame che vedete non sarebbe qui se non lo avessimo nutrito ed allevato per il nostro consumo. Se il lavoro è fatto bene, la loro vita è migliore di quella di tutti gli altri animali d'allevamento. Quello che la gente spesso dimentica è che la natura è spietata. Il lupo divora le viscere della sua preda mentre è ancora viva. Possono morire di fame, di freddo. Noi abbiamo il diritto di vita e di morte sul bestiame. Allora dovremmo almeno garantirgli una vita senza sofferenze. Erano gli anni 70 e poche persone la presero sul serio. Mike Chabot fu il primo direttore di un macello ad avere fiducia in lei. Prima usavamo la forza e la coercizione. E grazie a Temple abbiamo capito che il bestiame deve essere trattato con rispetto. Questo consente inoltre al personale di essere meno stressato e di lavorare più serenamente.